Il mestiere dell'artista. Scultori e pittori del Settecento. Di Claudio Strinati. Cari amici, buonasera. Ieri ci siamo soffermati un po' sulla figura del Canaletto. Antonio Canal, detto Canaletto. Un artista celeberrimo, un vero simbolo per tutto il Settecento. Dicevamo come lo studio della figura del Canaletto è di particolare soddisfazione. Prima di tutto per la bellezza incomparabile delle sue opere. E secondariamente per il grande interesse che noi possiamo portare sul modo di lavorare e di procedere di questo artista. È veramente il simbolo di un'epoca intera. Ma simbolo di che cosa? Avevamo azzardato una tesi, e cioè il collegamento tra la pittura cosiddetta di veduta del Canaletto e la concreta attività architettonica e urbanistica che si è svolta nel corso del XVIII secolo. Canaletto rappresenta molto Venezia, anche se non è soltanto Venezia l'oggetto, come ben sappiamo, della sua cura, della sua attenzione. Ma Venezia, in un certo senso, è una città monolitica nella nostra immaginazione. Era così al tempo di Canaletto, è così anche oggi. Questo è il suo fascino straordinario e anche però uno dei motivi del costante progressivo declino di questa città, che sempre più assume l'aspetto, la forma di un grande palcoscenico internazionale, perdendo però la quotidianità della vita, la spontaneità e verità dell'esistenza dei suoi cittadini. Però questo è un problema antico che oggi si acuisce ancora di più e tuttavia lascia intatto il fascino intramontabile e unico, si potrebbe dire, di questo luogo meraviglioso sulla faccia della terra. Canaletto, si può dire, colui il quale ha consacrato più di ogni altro questa realtà della città. Avvicinarsi al metodo del Canaletto è interessante. È bene ripercorrere brevemente qualche elemento della sua vita, della sua formazione, della sua attività. Voglio ricordarvi i limiti cronologici. Canaletto nasce nel 1697 e quindi è veramente il pittore che copre una buona parte del secolo successivo con la sua attività. Morirà nel 1768, dopo una vita abbastanza lunga, operosissima, e caratterizzata da innumerevoli successi e da una crescita esponenziale della sua gloria, della sua città e dell'arte che gli rappresenta. Ancora oggi il suo nome è celebrato. Non nacque dal nulla, è chiaro, come nessun genio nasce dal nulla. Nel caso del Canaletto è abbastanza interessante ravvisare qualche presupposto della sua arte magnifica. Di solito gli storici dell'arte, quando ricostruiscono la sua carriera, la sua attività, ricordano soprattutto un dato, un elemento che effettivamente è opportuno ricordare qui, e cioè il fatto che Canaletto nasce in una famiglia che si dedicava all'arte, di già un figlio d'arte naturalmente, come tanti, ma è particolarmente al teatro, alla scenografia. Ed è interessante il legame tra la scenografia, intesa come una forma peculiare d'arte, sovente bellissima, e l'arte vedutistica che poi Canaletto svilupperà. Ci sono delle testimonianze di antichi scrittori dell'epoca del Canaletto che ci inducono a pensare che questo pittore ebbe una vera e propria folgorazione, cioè dopo aver esercitato per un certo periodo l'attività di scenografo e con qualche merito, e fu appunto letteralmente folgorato dall'idea di entrare in un'altra dimensione dell'arte, abbandonare il teatro e concentrarsi completamente sul quadro di veduta della città. Vero o non vera che sia questa storia, cioè vero o non vero che Canaletto sia arrivato a questo attraverso una vera e propria folgorazione, resta il fatto che tutta la carriera del Canaletto è coerente e dall'idea di una mente lucidissima che compie la propria scelta e non la abbandona più, non fa altro che approfondire nel corso della sua vita la scoperta che ha fatto da giovane. Ma che cosa ha scoperto in effetti Canaletto? E si può davvero parlare di una scoperta per un pittore? La scoperta del Canaletto, ecco il tema che in qualche modo ha appassionato tanti studiosi e anche tanti semplici appassionati di questa forma d'arte. Gli storici dell'arte raccontano che prima del Canaletto
molti artisti, diciamo alla fine del Seicento, all'epoca della sua primissima giovinezza, molti artisti già esercitavano questa forma particolare d'arte, che possiamo dire arte di veduta, di paesaggio, di rappresentazione comunque fuori dall'ambito sacro. Noi storici dell'arte amiamo molto trovare sempre i precedenti e i discepoli successori quando parliamo di un grande artista. E questo è stato fatto anche per il Canaletto. Ad esempio, un nome molto noto e certamente rispettabilissimo che viene fatto spesso dagli storici dell'arte per introdurre la conoscenza dell'arte del Canaletto è quello di un altro collega veneto, Marco Ricci, un nome che certamente dirà meno agli appassionati e agli studiosi, e tuttavia è un nome emblematico per vari motivi. Tanto perché Marco Ricci, che nasce parecchi anni prima di Canaletto, nel 1676, e muore naturalmente prima di lui, nel 1730, Marco Ricci fa un tipo di esperienza che il Canaletto in qualche modo farà anche lui, ma in modo ancora più approfondito, ancora più importante, soprattutto come tanti altri artisti viaggiatori della sua generazione. Marco Ricci approda a Londra, nel coltissimo e raffinatissimo ambiente londinese, legato in modo profondo al mondo veneto. Fa esperienza a Londra, ma poi di fatto trascorre la maggior parte della sua vita a Venezia. A Venezia sviluppa un tipo di arte che certamente può aver avuto un qualche influsso sul Canaletto. Marco Ricci è un paesaggista di primissimo piano, i suoi quadri sono bellissimi. Meno volto al vedutismo vero e proprio, è comunque un osservatore sensibilissimo e raffinatissimo della realtà che ci circonda. Acquista grande fama. Quando Canaletto esordisce, Marco Ricci è un artista noto e rispettatissimo. Non è l'unico, ben inteso. Ma è interessante questo passaggio dall'uno all'altro. È quasi un passaggio simbolico. Tanto Marco Ricci rappresenta bene il concetto, l'idea dell'estro, della fantasia, dell'approccio con la realtà naturale libero, appunto fantasioso potremmo dire, e comunque sorretto da una mano di pittore magnifica. Sono bellissimi i quadri di Marco Ricci, imitatissimo tra l'altro, e questo pone non pochi problemi agli storici di oggi, che sovente quando debbono affrontare la ricostruzione della sua vita si trovano di fronte a quadri, a opere d'arte che sembrano fatti da lui ma non sempre sono opera sua, tipico problema dell'attribuzione nel nostro campo, e ogni tanto si sono creati problemi di riconoscimento della mano di questo artista. Ma quando lo riconosciamo con certezza dobbiamo dire veramente che siamo in presenza di un grande artista. Canaletto esordisce in un modo completamente diverso però. Non è il mondo della natura, sia pure riadattato e ricostruito da una mente fervida e brillantissima come quella di Marco Ricci, ma è proprio la realtà della città che si profila davanti a lui. È un razionalista, appunto, che interviene in un mondo che invece tende a privilegiare la libera espansione dell'immagine fantastica, sia pure sempre desunta da una realtà naturale. L'interesse del Canaletto è quello di rappresentare una qualche forma di verità, tanto vera o perlomeno tanto attendibile da contenere in questo stesso concetto la quintessenza della sua bellezza. L'arte, lo si è detto per secoli, è imitazione della realtà. Ma i due termini, imitazione e realtà, devono essere sottoposti di tempo in tempo a qualche revisione, a qualche critica. Che vuol dire imitare? E soprattutto che vuol dire realtà? Beh, questo è un argomento talmente arduo che non saremo certo noi a trattarlo. Però quando si parla d'arte sempre ci si pone questo quesito. Quando noi vediamo un quadro e diciamo mamma mia, è bellissimo, sembra vero, perché lo diciamo? Perché in qualche modo pensiamo che uno scopo sovrano dell'arte è restituirci la realtà il più vicina possibile alla realtà stessa. Allora però ci si potrebbe chiedere che serve quest'arte? Tanto vale guardare la realtà direttamente con attenzione e trarne un godimento estetico. Invece le cose non stanno così. Ora Canaletto, in pieno clima illuministico, si pone questo tipo di quesito e lo affronta con determinati strumenti. Sono gli strumenti
che ci interessano. E tutti sanno che Canaletto perfezionò l'uso della cosiddetta camera ottica, una sorta di camera oscura iniziale che poi diventerà nel corso del tempo la struttura base della macchina fotografica. Quindi, si potrebbe dire, è un precursore della fotografia. Le sue immagini sembrano fotografiche. Quando però osserviamo i suoi quadri e ci rendiamo conto che la verità è l'esatto opposto, e cioè che un quadro del Canaletto tutto sembra meno che una fotografia, tutto sembra meno che la rappresentazione diretta, immediata della realtà, posto che la fotografia faccia questo, e sappiamo bene che non lo fa, allora lì sorge il quesito. Ma che cosa voleva fare questo artista? E forse è lì il fascino profondo del suo fare. Canaletto in sostanza usa la camera ottica, questa sorta appunto di camera oscura, che è un antecedente della macchina fotografica. Osserva le immagini non direttamente, ma attraverso la camera ottica. Questo è abbastanza noto ed è stato anche studiato, approfondito molto da esperti della materia. Quindi saremmo tentati di sostenere la tesi che ecco il motivo per cui l'immagine del Canaletto è così affascinante, così convincente, perché in qualche modo è un'immagine fotografica, protofotografica. Guardando i quadri, però, l'impressione è proprio l'opposto. È vero sì che quando si vede un dipinto del Canaletto di Venezia si è portati a pensare, ecco, è proprio così, è proprio quella la città, ed è bello vedere nel quadro quello che nella realtà coincide, corrisponde in un modo magnifico. Anzi, in un certo senso nel quadro si vede ancora meglio. E quindi può essere formulato il facile paragone con la fotografia. È vero pure che tutti sappiamo che la fotografia non è affatto una meccanica rappresentazione della realtà. Sì, certo, l'immagine fotografica è vera, ci appare vera, ma sappiamo benissimo che la strutturazione di una fotografia richiede una serie di procedure che sono prettamente tecniche, ovviamente, e che non sono il ricalco della realtà, posto che la realtà possa essere ricalcata in qualunque forma. Tuttavia, in questa bella ambiguità risiede gran parte del fascino della pittura del Canaletto. Sembra vera, nello stesso tempo si comprende bene che non è poi così vera, ma insomma, qual è la verità? Che cos'è la camera ottica? Perché la usava? Qual è il senso profondo delle immagini? Per capirlo dobbiamo tornare a un'osservazione fatta poc'anzi. Guardiamo un quadro del Canaletto, possibilmente dal vero. Poi andiamo nello stesso punto in cui presumibilmente si pose lui per raffigurare quel certo luogo, che so, il Canal Grande. E facciamo il nostro paragone mentale. Magari cerchiamo la stessa ora della giornata. Cerchiamo di immaginare che Canaletto eseguì quel Canal Grande, quella piazza San Marco, che so io, in una certa ora del giorno, perché si comprende bene dalle luci, dal dosaggio mirabile sempre in lui delle luci. Rimettiamoci nella stessa condizione e facciamo il paragone. Che cosa succede? Ecco, succede quella che in un certo senso è proprio la quintessenza della dimensione estetica, dell'atto estetico. Chi guarda, chi paragona, ha nello stesso momento due sensazioni nettamente diverse. La prima è che la realtà che ora vede dal vivo sia esattamente quella che ha visto nel quadro. La seconda sensazione, altrettanto forte, altrettanto netta e altrettanto spontanea, è che c'è qualcosa che non va, che non è così. Eppure sembra proprio così. In questo scarto risiede uno dei grandi problemi filosofici, oserei dire, dell'estetica. Tutti coloro che si sono occupati di questa disciplina, da Platone, Aristotele a oggi, si sono posti il problema dell'arte sul piano teorico. Si sono chiesti, ma che cos'è l'arte? Come la possiamo definire? E naturalmente una miriade di definizioni, di approfondimenti, di tesi critiche, di formule, sono state sempre sottoposte alla facilissima critica di chi dice, ma insomma, non è possibile dare alcuna definizione. Tanto resta sempre vero il supremo principio che non è bello ciò che è bello, ma ciò che piace. Un po' difficile contestare questa tesi. È molto bello quando il luogo comune contrasta con la profondità filosofica, anche abissale.
per quanto il filosofo possa approfondire, elaborare formule complesse, fare riferimento a innumerevoli discipline collaterali, tanto l'opposizione del buonsenso si rafforza. Sì, sì, va bene, sarà tutto vero, saranno tutte giuste queste formule, però nessuna filosofia cambierà il mio punto di vista quando io vedo un'opera d'arte e proprio non mi piace. Me la puoi spiegare quanto vuoi, caro il mio critico, ma a me non mi piace e soprattutto non mi dice niente. Quindi come si fa a dire che cosa è l'arte? Canaletto, insomma, ci porta proprio nel cuore di uno dei più grandi problemi dell'estetica, della meditazione filosofica sull'arte. Le sue opere, i suoi quadri, sono facili. Chiunque vede che sono belli. Sono affascinanti. Sono fatti in modo perfetto. Non è difficile apprezzare un quadro del Canaletto. Tanto è vero che è apprezzatissimo. E parlavamo prima dei grandi prezzi che ancora oggi un'opera del Canaletto può spuntare un'asta in una vendita, ed è giusto che sia così. È ambitissimo, è uno dei pochi artisti antichi che possiamo mettere vicino ai grandi moderni, e parlo proprio di quotazioni, di rilevanza di mercato. Canaletto è sempre moderno, può piacere sempre, sempre piacerà, ma appunto perché? Perché è bellissimo, sì, questa è una facile risposta, ma soprattutto perché è profondamente sintomatico di uno dei grandi misteri, se è lecito l'uso di questa parola, dell'arte in generale. L'arte, in qualunque sua forma, in qualunque sua tecnica, dovrebbe essere quella dimensione, si è detto tante volte, che parla a tutti e che ha comunque un grande margine di specialismo. Lo specialista comprende determinate cose, ma non serve a niente se poi il messaggio non arriva. Il messaggio di Canaletto sembra arrivare in modo perfetto. E sollecitare, lo dicevamo prima, una riflessione di tipo teorico, quasi filosofico. Perché? Perché Canaletto gareggia con la realtà. E quando un artista si pone in gara con la realtà, stimola la nostra capacità di riflessione. Dunque torniamo un momento alle sue immagini. Vediamola questa Venezia. E vediamola dal vivo e con il quadro in mano. Sembrano la stessa cosa, sono due cose diverse. E ecco il grande problema dell'arte. Ma perché? Beh, in realtà la spiegazione alla fine è molto semplice e da filosofica diventa intuitiva, perché la Venezia vera che noi vediamo e che è esattamente quella che sta nel quadro è però più ristretta di quella del quadro, è più piccola, perché il nostro occhio vede secondo certe modalità, vede secondo un certo angolo di visuale, ma quando guardiamo la stessa zona rappresentata da Canaletto e non più vista da noi, questa è più grande, è più profonda, è più lontana. La casa che noi vediamo in fondo e che Canaletto ha rappresentato e che è ancora quella oggi, noi ci accorgiamo che dista da noi, che so, 200 metri. Ma nella percezione del quadro del Canaletto potrebbe distare chilometri, essere lontanissima, eppure nitidissima. Come mai? Beh, perché l'immagine riflessa nella camera ottica è più larga di quella dell'occhio umano. Ma una volta che è stata riflessa dentro la camera ottica, può essere rappresentata. E quando la vediamo nel quadro, beh certo nel quadro vediamo tutto, perché il quadro quanto può essere largo? Un metro e mezzo? Due? Beh, un occhio umano domina facilmente uno schermo cinematografico molto grande, vi pare che non può dominare una tela larga due metri? Quindi nella tela larga due metri noi vediamo quello che ha visto la camera ottica e che l'occhio non poteva vedere. Sì, l'occhio dal vivo ha l'impressione di vederlo, ma di fatto non lo vede. Non lo vede con quella nitidezza e soprattutto la camera ottica ha annullato l'atmosfera. Cosicché quando il maestro rappresenta, non rappresenta la città, ma rappresenta l'immagine che vede dentro la camera ottica. Vale a dire, non la realtà, ma il riflesso della realtà. Ma la realtà, quando si riflette, non è già più quella che vediamo. Ma naturalmente la sensazione è che sia quella. Perché fare questa operazione? Che senso ha? Ha un senso filosofico profondo. È quello che, con una parola sola, si può chiamare la soddisfazione. Quando l'uomo è soddisfatto, l'essere umano è soddisfatto? Quando ha soddisfatto i suoi bisogni? Si potrebbe rispondere molto facilmente. Bene. E quali sono? Beh, quelli fisiologici li conosciamo benissimo. E tuttavia c'è qualche cosa che va oltre. Qual è il bisogno di soddisfazione che ogni uomo ha? È quello di sentire la pienezza di sé,
nel corso della sua vita, anche quotidiana. Ma la pienezza di sé cosa consiste? Nell'avere mangiato bene? Nell'avere poi espletato le funzioni necessarie per mantenere l'equilibrio fisiologico? Nell'aver fatto una bella dormita? In nessuna di queste cose, a dire il vero. In nessuna singolarmente presa. C'è qualche cosa che va oltre i singoli dettagli, ed è la soddisfazione globale dell'individuo. Canaletto rappresenta esattamente questo. Non rappresenta Venezia per come è, ma rappresenta lo sguardo dell'essere umano che, contemplando la realtà intorno a sé, trova la pienezza della soddisfazione nell'atto stesso di contemplare. Però se lo fa dal vivo, questa non arriva facilmente, si disperde. Se la concentra in una immagine che sembra desunta direttamente dalla realtà, e allora sì, le cose cominciano a cambiare e nasce una soddisfazione profonda che è la dimensione estetica. Ecco perché il Canaletto è così grande ed ecco perché è una guida per tutta l'arte del Settecento per noi. Vorrei tornare su questo tipo di argomento con altri personaggi, ma di questo si parla domani.